con Filippo Baldinini, centrocampista del Nuova Feltria. Una sconfitta amara? È una partita praticamente impossibile da commentare, dato che l'abbiamo giocata tutta in 10 dal quinto del primo tempo, quindi bisogna fare solo un applauso ai ragazzi che hanno fatto una partita encomiabile, meritavano sicuramente qualcosa di più, però oggi purtroppo non era giornata, evidentemente. Ci credete ancora in questi playoff? A noi crediamo di poter fare le ultime partite che rimangono da qui alla fine nel modo migliore, poi non dipende solo da noi, perché oggi ne è la riprova. Era già successo domenica a Pietracuta, dove c'è stato annullato un gol folle, e oggi quello che è successo, voglio dire, l'hanno visto tutti, e quindi noi possiamo continuare a lavorare così a testa bassa, poi sperando di incappare in giornate, diciamo così, migliori. Cosa può dire della sua espulsione? C'è poco da dire, l'arbitro ha fischiato una roba, no, il guardalinea ha segnalato una roba che non esisteva, la palla era dentro i 10 cm, in più avevo anche subito fallo, mi è scappato una frase, una parola di troppo, ma niente di che, l'arbitro non mi avrebbe neanche ammonito, il guardalinea l'ha richiamato per farmi buttare fuori, e così ha fatto. Come ha visto oggi questa partita? Beh, una partita che indubbiamente è stata condizionata. È vero che noi eravamo partiti bene, nei primi 10 minuti aveva fatto una pressione, però è anche altrettanto vero che il Nuova Feltria perde il giocatore più importante, insomma un giocatore che peraltro conosco benissimo per essere stato con me 5 anni a Sant'Arcangelo, e questo ha condizionato ancora di più l'incontro. Dopo è stato un monologo con tantissimi gol sbagliati, e la mia paura era che, siccome il calcio spesso presenta il conto, che poi alla fine potessimo non vincere una partita che avevamo stradominato. Così non è stato, fortunatamente per noi, però non si può dimenticare il condizionamento di questa gara legato all'espulsione di Baldinini. Come ha detto Baldinini, una sconfitta un po' pesante che forse vi esclude per i playoff? Ah, si esclude per i playoff, ci sono 4 partite, io penso al nostro obiettivo che era inizialmente fare un campionato tranquillo, e ancora non siamo tranquilli, perché non so cosa hanno fatto gli altri, perché non mi interessa subito la partita, soprattutto dopo quello che è successo a livello di morale oggi, però ripeto, il nostro obiettivo è fare un campionato tranquillo e lo stavamo facendo. Dobbiamo fare 4 partite bene da qui alla fine, adesso abbiamo la sosta della Pasqua e niente, faremo il meglio possibile, anche perché ripeto, e voglio che sia ben chiaro a tutti, perché a volte qualcuno perde un po' la lucidità, noi dobbiamo fare un campionato tranquillo, e quindi faremo il massimo le prossime 4 partite. Al momento stavamo facendo quello che dovevamo fare, ci stavamo ritagliando magari un sogno, una possibilità. Se saremo ancora bravi, 4 partite si può fare ancora tanta roba, però vedremo, insomma. Sulla partita di oggi, se vuol sapere la mia, mi interessa poco l'arbitro, sicuramente ha sbagliato, nel senso che i permalosi nel campo di calcio non ci vogliono, il guardiano è un po' esagerato, poteva sorvolare su una espressione che Baldinini ha fatto magari, però non era così grave dopo, perché me l'ha detto proprio il guardialini cosa gli ha detto. Detto questo, dopo sicuramente la Sampierana, che è un'ottima squadra, che ha fatto un girone di ritorno, comunque anche qualcosa in più da quando è arrivato il mister, ha fatto veramente bene, la squadra migliore, ma lo sapevamo, e ha meritato la vittoria, sicuramente, perché dopo in 10 contro 11 loro hanno già qualità, hanno già una fase di pressione alta, hanno qualità nei singoli, hanno anche tenuto forse anche troppo, come diceva anche il direttore, il presidente della Sampierana, troppo aperta la partita magari.